messo qui. Buonasera a tutti, mi sentite, vero? Dovreste vedere anche il monitor e Luca, se riuscite a darmi un feedback in chat gentilmente. Allora, un minuto e iniziamo, giusto il tempo di mandare anche la registrazione su Facebook. Buonasera Vincenzo, audio e video ok, grazie. Grazie Raffaele, Mirko. Allora, andiamo su. Diretta su Facebook. Ok. Webinar live con Luca Giusti. Ok. Salutiamo anche gli amici su Facebook, vedo che siamo live anche su Facebook, quindi. Ok, perfetto, ci siamo. Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti non Antichimine e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo all'investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori Antichimine non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti, e declinano ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmil, a meno che non sia stato specificato. Allora, prima di leggere l'avvertenza sul rischio, però, devo fare un'altra procedura, cioè mandare la registrazione, se no altrimenti non va su YouTube. Zoom ha cambiato un po' le impostazioni. Ok, registrazione in corso. Ok, avvertenza sul rischio: invece i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73%, il 76% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmil UK LTD e Tikmil Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è il quarto e ultimo appuntamento per il momento con Luca Giusti, quindi abbiamo visto i primi tre webinar di altissimo livello che abbiamo avuto la fortuna e l'onore di ricevere appunto da Luca, che è uno dei massimi esponenti del trading online italiano, direi anche non solo. Quindi nei primi tre webinar, per chi non li avesse ancora visti, vi ricordo che c'è sempre il canale di YouTube di Tikmil, poi magari verso la fine vi faccio vedere dove vederli perché c'è una playlist Italia dedicata. Come dicevo, quindi Luca in questi tre webinar ci ha fatto vedere un po' la caratteristica e la natura dei vari cambi, cross, poi abbiamo parlato anche di evidenze statistiche, dei cosiddetti bias. E abbiamo visto un po' anche poi delle strategie che abbiamo anche programmato insieme a Salvatore con la MT4, quindi sono anche poi disponibili. Però vedremo che in questo webinar, ma adesso non mi anticipo nulla perché ovviamente lascerò la parola a Luca, non basta avere una buona strategia, quindi questa sera parleremo di diverse cose molto interessanti
soprattutto per i trader che programmano e sono comunque anche hanno un approccio sistematico, che in Thinkmill ne sono tanti. Per darvi un'idea, oltre il 65% dei trader in Thinkmill opera con gli expert. Allora, prima di entrare nel vivo, vi tocca la presentazione del broker che rappresento, che è Thinkmill. Thinkmill è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, è regolamentato dalla FCA UK, con fondi segregati separati dalla società e assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,2 secondi, grazie a diversi server, tra cui quelli più importanti a Londra, North Virginia e Tokyo, poi ci sono altri di backup. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono requote e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete più opportune come scalping, arbitraggio, eccetera. Non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Thinkmill offre al momento tre tipi di conti. Il conto Pro e il conto VIP sono conti con spread interbancari a partire da zero con commissioni. E poi c'è il conto Classic, che invece non ha le commissioni, ma gli spread sono un po' più alti, partono da 1,6. Thinkmill opera sotto ESMA, quindi la leva massima per i trader retail è di leva 30. Io adesso in ogni webinar ho creato questa tabella per dare un po' l'impatto visivo su quanto sia rischioso operare con una leva eccessiva e l'ho rapportata un po' ai margini in pips, proprio perché in virtù del fatto che lavorare con leve altissime riduce di molto il nostro margine che abbiamo su ogni operazione. Per darvi un'idea, nei primi tre webinar ho sempre parlato di leva 30, ma se andiamo già a lavorare con una leva a 100, che so che molti broker fuori Europa ancora offrono, nonostante ci sia una regolamentazione forte come l'ESMA, comunque lì con una leva di 100, per darvi un'idea, se andiamo ad aprire un lotto su 1000 dollari, abbiamo soltanto un margine di 100 pips. E se andiamo a guardare un po' euro-dollaro, una figura euro-dollaro in questi, visto che è particolarmente in forma, euro-dollaro lo fa anche in un giorno. È molto importante anche poi tener conto dell'offerta spread e commissioni, dei costi, quindi potete comparare in qualsiasi momento l'offerta di Thinkmill con altri competitor su siti esterni, quindi non legati alla società. Noterete quasi sempre che Thinkmill in diverse sessioni di liquidità ha gli spread e le commissioni più basse rispetto ad altri competitor. Me ne accorgete dalla tabella che si illumina di verde, che quindi sta ad indicare che l'offerta con le commissioni aggiunte allo spread è tra le più competitive. E anche qui ho creato una tabella per darvi anche un impatto visivo su cosa significa risparmiare rispetto ad altri broker in commissioni. Sul conto Pro, su un lotto di euro-dollaro, quindi con conto in valuta in euro, la commissione sul conto Pro è di 4 euro run-turn, quindi apertura e chiusura. Viene addebitato 4 euro, sul conto VIP si dimezza 2 euro. Rispetto alla media degli altri broker, che è più o meno sui 6 euro, si ha rispettivamente un risparmio del 30% con il conto Pro e il 66% con il conto VIP. Ok, io ho finito la mia presentazione. Luca, ti lascio il monitor, vediamo se riesci a condividerlo. Ok, direi di sì. Adesso dovreste vedere il mio schermo condiviso e direi che possiamo. Ok, io Ecco, leggo partire. qualche domanda. Scusa Luca se ti ho interrotto, inerente alla registrazione. Sì, verrà registrato, tra l'altro è anche adesso in onda su Facebook, dove appunto rimane la registrazione. E poi per altre domande inerenti ovviamente a quello che andrà a spiegare Luca, magari le vediamo verso la fine, o se ci sono alcune domande attinenti sarà poi Luca a decidere se magari fermare. Tu, Luca, riesci a leggere le domande? Sì, guarda, adesso provo direttamente ad aprire anche io la finestrella con Io la. comunque le seguo, quindi se è qualcosa. Esatto, se vedi qualcosa di significativo, interrompimi pure che vediamo di rispondere live mano a mano che andiamo avanti. Allora, aspetta che vedo se riesco
recuperare la mia webcam. Ok, mi sentite, mi vedete bene? Datemi un feedback se è tutto ok, così direi che possiamo iniziare un po' con i lavori di questa sera. Ok, perfetto. Ok, aspetta che mi sistemo la telecamera, se no mi dà fastidio con le slide. Ecco. Un po' ribelle questa telecamera, va bene. Zoom non collabora stasera. Prova magari se puoi, Giuseppe, a disattivare la tua, vediamo se magari così sparisce il finestrone con le webcam, così dovrei liberare un po' di spazio Io sul non lo... video. Non so se la tua è attiva, non ne ho idea. No, l'ho disattivata prima perché qui Ora è niente, devo. Ecco, troppo... adesso ho risolto, guarda, perfetto. Ok. No, oggi Zoom, non so se è cambiato qualcosa, ma... Collabora sufficientemente. Va bene, buona serata a tutti, benvenuti a quest'ultimo webinar in compagnia di Tikmil, il quarto che abbiamo pianificato, programmato, poi ma chissà, mai dire mai, magari con Giuseppe ci sarà occasione di fare qualcos'altro in futuro, però per adesso questa è l'ultima serata insieme, ho voluto questa sera cercare un po' di chiudere con dei discorsi che per qualcuno magari potrebbero essere un pugno nello stomaco. Perché magari avete in mente che si possa attaccare due o tre expert advisor e vivere di quello. In realtà ci sono un po' di step in più che dovremo vedere questa sera e per riuscire a farlo bene, per riuscire a farlo in maniera corretta. Quindi questa sera vedete che il titolo della serata è Hai un metodo. Stasera parleremo soprattutto di approccio, di metodo. Non vedremo più di tanto nuove strategie, magari riprenderemo qualcuna di quelle che vi ho spiegato nelle serate precedenti, andremo a fare qualche analisi, qualche test in più proprio su quelle strategie per riuscire ad acquisire ancora più feeling prima di agganciarle, di attaccarle, di iniziare a farci trading. Quindi questa è un po' l'idea di questa sera. Ripeto, sarà una serata, a mio avviso, indispensabile. Se non sapete queste cose, è difficile che riusciate a portare a casa la pagnotta, insomma. Non aggiungeremo, ripeto, nuove strategie, adesso capirete meglio il perché, insomma, in questa serata e come la penso io, insomma, in merito alla produzione, al ciclo continuo di nuove strategie. C'è chi segue portafogli fatti di diverse centinaia di strategie, vi darò un po' la mia opinione questa sera su questo tipo di situazioni. Prima di darvela, vi chiedo di leggere il solito disclaimer. Già Giuseppe vi ha mostrato un disclaimer per Tikmil, questo è il disclaimer per quanto riguarda il materiale, le cose che vi racconterò questa sera. Lavoreremo, lo ripeto ancora, con degli strumenti che hanno delle leve intrinseche, faremo riferimento ad esempio sul Forex, ma anche ad altri mercati. Quindi sempre massima cautela, massima attenzione, cercate di lavorare prima in paper trading su conti demo, quando avrete la giusta dimestichezza passate a fare operatività reale e senza però, cioè, fare il passo più lungo della gamba, insomma, ok? Questo ve l'ho già fatta vedere come slide nelle serate precedenti, sembra un po' una gufata, ma insomma l'invito è davvero quello di non approcciare queste cose in maniera leggera, di non improvvisare, ma di cercare di farlo nella maniera più cauta possibile e soprattutto pianificando tutto. C'è una frase per chi di voi magari si ricorderà un film che andava quando ero giovane io, magari Giuseppe è un po' più giovane di me, quindi non se lo ricorderà, ma c'era un film chiamato Karate Kid, forse l'avete, qualcuno di voi se lo ricorda, quelli che era qualche anno in più. C'era questo maestro di questo ragazzo che gli insegnava il karate, diceva: guarda, tu puoi fare karate, questo è buono. Oppure puoi non fare karate, questo è buono altrettanto, insomma non è obbligatorio farlo, però non puoi farlo a metà. Ecco, con i trading system è la stessa cosa, tu puoi farli, puoi agganciare il trading system, puoi fare trading in maniera sistematica, ma non devi farlo improvvisando, devi farlo seguendo certi protocolli, certe procedure che stasera proverò a spiegarvi. Oppure puoi non farlo, non vi obbliga nessuno ad attaccare dei trading system, degli expert advisor, si può fare trading in tante maniere. Ecco, non fatelo a metà, se lo fate a metà, il più delle volte l'epilogo non sarà felice. Questo è il primo invito che vi faccio questa sera per spaventarvi un po'. Questo in realtà, scherzi a parte, questo in realtà è lo schema che seguiremo questa sera, cioè proveremo ad approcciare un po' questo modo di stare sui mercati, di tipo sistematico, un po' come se fosse la gestione di un'impresa, quindi cercherò di farvi un po' passare l'idea che fare trading e farlo soprattutto in maniera sistematica, un po' come gestire un'attività imprenditoriale. Avremo diverse aree che dobbiamo presidiare, coprire in maniera efficace e avremo bisogno anche di certe risorse, dovremo pagare il prezzo per queste risorse, dovremo attrezzarci per controllare ciò che sta succedendo e così via. Quindi vedremo un po' di passare le assegne a questo tipo di aree, applicandole un po', adattandole un po' al mondo del trading.
Prima cosa, vi dicevo che ci serve è quello di fare ricerca, ci servono delle buone idee, ci servono delle strategie, ci serve qualcosa da cui partire per costruirci sopra un expert advisor. È quello che abbiamo fatto nelle prime tre serate. Nelle prime tre serate ho cercato di mostrarvi come poter individuare sui mercati degli edge, li abbiamo chiamati così, abbiamo chiamato così in questa maniera, dei vantaggi, quindi devo cercare sui mercati qualche tipo di vantaggio da mettere dalla mia parte. Li abbiamo chiamati edge e su questi costruire poi degli expert advisor, dei trading system. Se vi ricordate, abbiamo parlato di edge legati a dei bias, edge legati alla stagionalità, alla volatilità. Abbiamo visto che esistono edge che posso costruire, su cui posso costruire strategie basate su una corretta comprensione della natura che ha un mercato. Quindi abbiamo visto che sui cross valutari è più facile lavorare con tecniche mirror averting, reversal, sui cambi è più facile operare con tecniche breakout. Abbiamo visto che alcuni strumenti come la sterlina hanno dei bias, ad esempio quello di fine mese sulla sterlina che sta funzionando molto bene. Anche in questi giorni, insomma, sta chiudendosi il mese, avete visto che si è messo long, sembrava un po' cincischiare, poi adesso è partito di nuovo a rialzo la sterlina. Sembra che forse, a meno di brusche inversioni, porteremo a casa anche questa. Insomma, quindi ci sono degli edge, dei vantaggi che possiamo sfruttare sui mercati da cui partire per creare delle strategie. Possiamo trovare degli edge anche nell'analisi tecnica. Vi ho postato quella foto qua sotto della sezione articoli del sito quotilabo.it, perché c'è proprio un articolo, se voi sfogliate un po' in basso questa sezione, in cui ci siamo presi la briga di testare l'efficacia di strategie che lavorano in rotture di trend line. Quindi mi ha spiegata una macchina come si fa a disegnare automaticamente delle trend line e abbiamo cercato di creare una strategia che operasse sui breakout di queste trend line. L'abbiamo testata su una trentina di mercati, lì in quell'articolo trovate i risultati. Non vi anticipo granché, ma l'analisi tecnica funziona, almeno alcune cose l'analisi tecnica funzionano ed è possibile testare sul passato e farsi un po' un'idea di quello che è in termini proprio di misurabilità e efficacia di alcune di queste idee. Ci sono alcune cose che non rappresentano un edge, un vantaggio. Le ho barrate qua, vedete, non troverete dei gran edge a cercare di lavorare sulla struttura dei prezzi, quindi a cercare di lavorare in book. Prima parlava Giuseppe di scalping, non troverete più dei gran edge da sfruttare lì, perché ormai siamo nel mondo del trading algoritmico, del trading ad alta frequenza. Conoscete la soglia in termini di milioni di dollari che dovete spendere per attrezzarvi da un punto di vista tecnologico per partecipare all'arena delle frequency trading? Avete una qualche idea? Parliamo di diversi milioni di dollari, non per guadagnare in quell'ambito, ma per poterci mettere il naso dentro. Poi bisogna aggiungere qualche zero per essere più veloci degli altri che sono già lì e che già fanno queste cose. E qui si tratta veramente di accorciare il cave, arrivare prima sul mercato degli altri, o comunque cercare di approfittare di situazioni che però svaniscono in pochi millisecondi. Chiaramente siamo al di fuori di ogni tipo di capacità umana di poter operare in queste condizioni. Chi vi dice che in book vede gli ordini di sita di Goldman probabilmente o ha la supervista del supereroe della Marvel, altrimenti credo che sia difficile poter distinguere una frequenza di nanosecondi di robe che non sono proprio, diciamo così, percepibili dall'occhio umano. Insomma, un altro luogo in cui non cercare un edge è nel money management. Il money management è fondamentale ed è importantissimo per riuscire a sopravvivere sui mercati, ma il money management di per sé non rappresenta un edge. Il money management lo puoi sfruttare, puoi creare, puoi fare scelte corrette di money management quando hai una strategia che ha già un edge. Ecco che allora posso riuscire a renderla sostenibile e a utilizzarla in maniera efficace. Queste qua sono un po' di considerazioni che volevo condividere qua inizio serata, ma che di cui abbiamo già parlato, credo, anche nelle serate precedenti e abbiamo già fatto parecchio lavoro. Stasera vorrei fare qualche ragionamento insieme a voi per capire cosa fare di tutto questo. Quindi come prendere queste strategie che si fondano su degli edge e poi andare a metterli insieme e a utilizzarli. Chiaramente il discorso si può allargare a tutte le altre strategie che state già seguendo, gli expert advisor che avete, in quanto la serata, insomma, parlerà di come approcciare in maniera corretta i mercati partendo da oggetti come questi. Questo penso sarà capitato un po' tutti, a me succede ogni tanto e in passato è successo un po' troppo spesso, oggi succede un pochino meno, grazie al cielo, ma pensi di avere una buona strategia. Sul passato vedi che è un gioiello, ha funzionato in maniera impeccabile, inizi a seguirla con denaro reale e cominci a perdere soldi. Purtroppo avere qualche buona strategia non basta. Focalizzarsi solo sulla creazione di nuove strategie, sullo sviluppo a ciclo continuo di strategie, fermandosi lì e non approfondendo altri aspetti, purtroppo non basta. Stasera cerchiamo di approfondire questi altri aspetti. Come lo facciamo? Beh, avrete capito ormai che il mio
il mio modo di stare sui mercati e di approcciare il trading è di tipo sistematico, quindi sono un trader meccanico. Perché approccio i mercati in maniera meccanica? Beh, solitamente questa è la cosa che dico un po' per giustificare questa mia passione che è nata nel 2010-2011 per il trading meccanico, che mi ha portato un po' a abbandonare il trading discrezionale. Quello che dico sempre io è che se qualcosa ha funzionato in passato, non è detto che continuerà a funzionare anche in futuro, però è un buon inizio. Se qualcosa non ha mai funzionato, invece, in passato è improbabile che possa iniziare a funzionare proprio adesso che inizi a farci trading sopra tu. Quindi questo è un po' il punto di partenza che mi ha spinto a migrare un po' da quello che facevo prima, dal trading discrezionale che facevo, a cercare di farlo in maniera un pochino più rigida, meccanica, basandomi su regole, testando sempre sul passato se questa regola ha mai funzionato, e poi stasera vedremo che non basta e che ci sono altre cose che dobbiamo fare prima di poter impiegare quella strategia. Quindi questa sera ripartiremo da ho la strategia, vediamo che cosa posso farne. Un paio di indicazioni di considerazioni quando si parla di trading meccanico. Spesso l'idea che abbiamo è che il trading meccanico sia qualcosa che ci porti a lasciare da parte completamente le emozioni. Quindi ho messo qualcuna, insomma, che di solito è protagonista un po' quando facciamo trading. In realtà chi fa trading in maniera meccanica, chi lavora in maniera sistematica, purtroppo non può mettere da parte tutte le emozioni, ma dovrà convivere con diverse emozioni. Sicuramente non avrà più l'ansia da dover fare click o quel panico che viene nel dover gestire la posizione, perché queste cose ci pensa l'expert advisor a seguirle, a gestirle. Però sarà richiesto a questo tipo di trader, al trader sistematico, ha un altro tipo di emozione. Una di queste, ad esempio, è la fiducia che dovrò riporre in quella strategia e la capacità di delegare l'operatività a una macchina. E guardate che è tutt'altro che semplice. Quando vi avete scritto una strategia che funziona bene sul passato e l'attaccate, è normale seguirla, guardare a video cosa fa come operazioni e vivere queste operazioni in diretta e dire ok, ma è entrato in posizione, ma io sarei entrato in quel momento, ma siamo sicuri che va tutto bene, sta facendo un trade corretto, non dovrebbe uscire adesso. Queste qua sono un po' di idee che vi passano per la testa quando seguite live un trading system che sta funzionando, e il rischio tremendo è quello di metterci la manina, quindi di fare click, di chiudere voi il trade prima del tempo, di non rispettare più quel piano, che è proprio ciò su cui si fonda quell'edge molte volte. Quindi intervenire manualmente significa più delle volte fare poi del casino e non arrivare ad avere poi quel risultato che è quello poi sperato. Quindi queste strategie vanno seguite e non vanno messe in discussione. A questo punto si pone un altro problema. La strategia voi l'attaccate, questa comincia a prendere stop. Che succede? Continuate ad avere sufficiente fiducia per poterla seguire? O iniziate un attimino a esitare, a metterla in panchina per un po'? Quando la mettete in panchina cosa succede? Che di solito comincia la striscia positiva e dove la siete persa. Capite quindi che si tratta di altri tipi di emozioni con cui dovete convivere. Non c'è più l'emozione di quello che deve scendere in campo, mette la palla sul dischetto e deve tirare un rigore. È l'emozione dell'allenatore a bordo campo che guarda quello che tira il rigore e spera che lo tiri bene. Ecco, questo è il tipo di emozioni con cui dovrete fare i conti e convivere se volete fare trading in maniera sistematica. Rinunciate a voler controllare ciò che non potete controllare, focalizzatevi a cercare di lavorare bene sugli aspetti che potete controllare del vostro trading, quindi le regole da includere nella strategia, dei criteri che vi portino ad attaccare o staccare quell'expert advisor prima che faccia troppi danni, come dimensionare correttamente la posizione, quindi parliamo di money management, che portafoglio di strategie seguire, perché non vanno attaccate tutte, ci sono dei criteri che fra poco andremo un po' a vedere che ci porteranno a scegliere quali strategie agganciare e quali sganciare. Quindi capite che la materia è un pochino più complicata rispetto a dire compro un expert advisor su un sito americano, spendo $200 e ora facciamo il grano. No, purtroppo è un po' semplicistica come tipo di idea, non funziona esattamente in questa maniera qua. Per poter delegare l'operatività a una macchina, dovete fidarvi di quella macchina, e la fiducia non è qualcosa che di solito viene regalata, purtroppo la fiducia va conquistata. L'unica maniera che ho visto negli anni per poter fare affidamento, per poter fidarsi di una macchina, è che quella macchina l'abbiate istruita voi, cioè quell'expert advisor l'abbiate creato voi. Se voi agganciate dei black box, delle scatole chiuse che non sapete esattamente cosa fanno, sarà molto difficile dare fiducia a questi oggetti. Non tanto quando le cose vanno bene. Quando le cose vanno bene seguireste anche a occhi chiusi qualsiasi cosa, il problema è quando vanno male. E quando cominciano ad arrivare le strisce di stop, ecco che è lì che si inizia a vacillare e si perde fiducia verso qualcosa che non si conosce.
quella black box non l'ho scritta io, non l'ho testata io, ma chissà se quel programmatore l'avrà testata correttamente, se avrà fatto le cose fatte bene, o se invece avrà aggiunto un parametro di troppo, avrà ottimizzato un parametro di troppo. Cioè, capite che tutti i tarli poi ti vengono in testa e lì diventa difficile continuare ad avere fiducia in quell'oggetto. Ecco perché il mio invito è quello di imparare a codificare, a scrivervi da soli queste strategie. So che non è semplice, però si può imparare. Questo è anche un modo per lasciare un po' in pace Salvatore, che viene inondato sempre di richieste per creare strategie, codificare strategie. No, scherzi a parte, è un invito che vi faccio perché è davvero fondamentale e importante riuscire ad avere quell'abilità di poter codificare e testare le proprie idee, di poterci lavorare sopra finché non vi convincono, finché non le sentite vostre e poi attaccarle. Questo è fondamentale per riuscire a fare questo mestiere qua. Uno dei vantaggi che io trovo nel fare 3D meccanico è indubbiamente la diversificazione. Ora, se vi chiedessi quanti grafici riuscite a seguire nello stesso momento, pensiamo a dei grafici di cross, di cambi, su time frame a 5 minuti, quanti riuscite a seguirne bene nello stesso momento e su questi cercare di individuare se sono presenti setup che vi portino poi a entrare in posizione? Potete anche interagire un po' in chat, ce l'ho qua aperto in un angolino dello schermo, quindi dovrei poter leggere le cose che scrivete. Provate a darmi un'idea di quanti grafici riuscite a monitorare e a seguire per farci trading sopra. Poi immaginate anche di avere delle posizioni aperte, di doverle gestire su tutti questi grafici. C'è un numero che avete in testa? Nessuno che si lancia, che si sbilancia un po'? Uno si lancia e mi dice, Massimo mi dice 9. Gli altri cosa dicono? Io personalmente massimo 2 riesco a seguire. 3, 5, 4, 2, ok, un po' tirato un po' tutti i numeri. Ok, diciamo che a parte Massimo che ha azzardato un numero piuttosto alto, quindi probabilmente riesce, ok, perché dice che è multi-day, no, io vi sto parlando di fare trading intraday su time frame un po' veloci, ok? C'è un limite cognitivo, c'è poco da fare, insomma, non riusciamo a fare troppe cose nello stesso momento, ok? Solo vostra moglie è in grado di fare tante cose nello stesso momento, noi di solito maschi non siamo capaci di farlo e quindi tutte le volte che cerchiamo di fare più cose insieme ci riescono male, ok? Una macchina non ha questo problema. È per questo che mi piace approcciare il trading in questa maniera qua. Quello che posso fare quando lavoro in maniera meccanica è delegare a una macchina di fare tante cose nello stesso momento, poter seguire tante strategie nello stesso momento. E questo fra poco vedrete, un po' vi farò un po' toccare con mano cosa vuol dire in termini di diversificazione, di stabilità del risultato che posso riuscire a ottenere. È un po' come se volessimo sempre pescare un po' dal mondo imprenditoriale, è un po' come l'idea di quell'imprenditore che decide di servire non un cliente solo, ma diversi clienti, e magari anche diversi clienti che appartengono a diversi settori e magari anche in diversi paesi. Capite che il risultato diventa molto meno figlio di quello che succede al singolo cliente se adotta un approccio così vario, così diversificato. Questa è un po' l'idea che c'è alla base di questo lavoro, del lavoro sistematico, meccanico, puntando su una forte diversificazione a livello strategico, ok? Quindi cercando di affiancare strategie molto diverse. Questo sarebbe molto difficile da ottenere facendolo in maniera manuale, quindi a un certo punto esiste un limite che mi impedisce di seguire l'ennesima strategia perché ne ho già tante altre a cui pensare, rischio solo di fare su un gran casino ad aggiungerne ancora. La macchina questo problema non ce l'ha. D'altro canto però la macchina, dobbiamo dirlo, insomma, se no sembra che siamo dei fan delle macchine che dobbiamo alla fine passare un po' il testimone a loro. In realtà la macchina io dico sempre che è una grande bestia ignorante, nel senso che è molto efficiente nel fare le sue cose, quindi non sbaglia un trade, non si distrae mai, riesce veramente a fare le cose con un'efficienza che nessun essere umano potrà mai arrivare a ottenere, specie anche nel seguire così tante operazioni nello stesso momento, però non è nemmeno paragonabile l'intelligenza che può avere una macchina a quella di un essere umano. Un trading system, un expert advisor non è altro che un oggetto a cui avete insegnato un mix di regole, potrebbero essere 4-5 condizioni che deve verificare sul grafico e lui fa qualcosa quando sono verificate, quindi non ha una visione di insieme come può avere un essere umano che pesca da tanti stimoli cognitivi che c'è intorno e poi si fa una propria idea e decide se entrare o no. Questo a volte può essere un problema, nel senso che è proprio questo bombardamento di stimoli che ci porta a esitare a fare le cose non corrette. La macchina questo problema non ce l'ha, ecco perché dico che è una bestia ignorante, perché conosce molte meno cose di noi, però le fa, le applica in maniera molto più decisa, istintiva, senza più di tanto che debba porsi mille analisi, mille problemi prima di fare quel trade.
Oggi si parla tanto di intelligenza artificiale applicata al trading, sicuramente è un po' una frontiera interessante da esplorare. Io temo che ancora manchi un po' prima di riuscire a sostituire completamente un essere umano, quantomeno a livello di regia, quell'essere umano rimane ancora comunque un'entità indispensabile, ma magari sono discorsi che avrò modo di approfondire anche in altri contesti. Per farvi capire un po' cosa intendo con diversificazione, vi faccio un'altra domanda, visto che siete ancora belli caldi in chat. Quanti di voi seguirebbero questo trading system? Se io fossi un venditore di expert advisor e vi dicessi, amici, amici, questo è un expert advisor, costa 200 dollari, ve lo voglio vendere, vi piace l'equity line? Seguireste un sistema del genere? Lo attaccereste domani, un expert advisor come questo? Maurizio si è buttato subito, mi dice no con una certa decisione. Maurizio ha un palato fine, insomma, si vede che non è un po' troppo irregolare questa curva, non ti piace. Massimo dice mai addirittura, che neanche ti avessi fatto vedere un equity che perde soldi, questa guadagna soldi, ragazzi. No, tutti no, mi dite. Accidenti, siete Ma veramente. no, Oh, anche Thomas mi dice di sì. Dimmi, Giuseppe. io sì, personalmente. Tu lo seguiresti? Sì. Sì. Ok. Dai, facciamo un altro test allora. Questo siete stati onesti, sinceri, quindi mi piace l'approccio giusto. Andiamo col secondo test. Questo lo seguireste, va un po' meglio rispetto a quello di prima? Sì o no? Direi. Risposta secca. Giuseppe, tu questo qua lo seguiresti? Beh, se seguivo... Sì. Segui quello di prima che era la ciofeca, questo almeno quando sale, sale. Poi però ogni tanto fateci cavolo, ci sono dei momenti che non sono piacevoli, guardate. Qui voglio vedervi lasciare attaccata questa strategia con un drawdown del genere. Anche questa fase qua, all'inizio, vedete come passa il tempo. Questi qua sono un paio di anni in cui il sistema non riesce a fare un nuovo massimo sull'equity line. Non è neanche questa un'operatività così semplice da seguire. Siamo d'accordo su questo? Una cosa che dico sempre è che avere un buon trading system, il più delle volte, non significa seguire quel trading system. A volte abbiamo dei trading system che, visti su orizzonti di 20 anni, producono equity line che salgono con una certa decisione, un certo ritmo, ma poi in realtà quando andiamo a guardarli più da vicino, dobbiamo fare i conti su base trimestrale e semestrale, sono oggetti che sono impossibili da seguire perché richiederebbero davvero uno stomaco che pochi traderanno. Questo è uno di questi, questo qui lì in mezzo a delle fasi che sfido qualunque trader a continuare a seguire e dargli fiducia. Vi faccio vedere un terzo test, poi dopo finisco con gli esperimenti. Questo lo seguireste? Questo va un po' meglio rispetto ai precedenti? Riuscite a trovare un pochino più di regolarità in questa curva? Vi chiedo sempre un sì o no, chiedo sempre prima a Giuseppe che è già collegato, così togliamo subito dall'imbarazzo. Eh sì. Sì, Va meglio questo? sì. Questi qua sono in tutto 6 anni, eh? Poi vi farò vedere perché ho usato Excel, non è una roba che ho creato, un esercizio che ho fatto apposta per questo webinar, questa è una strategia vera che stiamo tracciando, questo è il risultato. Su Roberto, quel sì, periodo lo qua di 6 anni, voglio. dall'11 al 17. Ok, che cos'è questa curva verde? Svegliamo l'arcano. Questa curva verde è la somma delle due precedenti. Quando vi dico che è importante andare a mettersi in portafoglio, scegliere in maniera accurata le strategie che vogliamo andare a seguire, questo è proprio un esempio. Qui l'equity blu che avete visto è una strategia in cui vado a vendere opzioni in maniera sistematica. L'equity rossa è una strategia invece in cui vado a difendere queste opzioni usando il contratto future sottostante. Ora, a prescindere dall'operatività, che non mi interessa spiegarvi stasera, forse qualcuno sbirciando un po' il sito l'ha vista perché ne parliamo continuamente, si chiamano gli short strangle con difesa meccanica. Se non siete esperti di opzioni, non vi dirà nulla questa roba qua. Se già le conoscete, è interessante. Queste due messe insieme producono l'equity verde. Vedete come l'equity, quella blu e quella rossa, si muovono in maniera sinergica, come se fosse qualcosa di specchiato intorno a una linea che in maniera immaginaria va a seguire un po' questo tipo di andamento qua rialzista. Vedete come in certi punti sembra quasi che si specchino. Questa loro interazione, questa correlazione negativa, parlando in termini tecnici che esibiscono, ci permette, unendole insieme, sommandole, di ottenere un risultato che è molto più regolare rispetto al risultato delle singole curve. Quindi il rendimento finale sarà la somma dei due, ma la regolarità con cui ottengo quel rendimento sarà molto molto più alta. Okay? Questo è proprio un esempio per farvi toccare un po' con mano cosa intendo, ripeto, quando parlo di diversificazione. Non sto parlando della diversificazione che vi propina il vostro promotore dicendo che dovete fare azionario Asia, azionario Europa, azionario America. Quella non è diversificazione, è tutta roba stracorrelata, quella roba lì, e soprattutto è tutta roba che va male nello stesso momento quando sui mercati arriva qualche tsunami.
Questa è una diversificazione sana, è una diversificazione da un punto di vista strategico, di strategie che vado ad affiancare. Perché? Perché ci vedo qualche cosa, un legame che fa sì che messi insieme producono un risultato molto interessante. Questo è il tipo di analisi che dovreste fare con i vostri expert advisor. Giusto per coerenza vi faccio vedere che questa equity qua, questo frammento di curva, è esattamente un pezzetto di questa curva qua. Se fate caso, queste tre cime che vedete le trovate anche qua. Queste tre cime sono esattamente questo pezzetto di questa curva. Questa è una strategia, ce ne sono una trentina che seguiamo, ma questa è quella qua che ho attivato a uno di euro, che lavoriamo di euro, che lavoriamo con questo tipo di logiche qua. Questo è, andando a attivare tutte quelle del portafoglio, quello che abbiamo prodotto negli ultimi 9 anni. Questo qua è un tipo di strategia dove lavoriamo con le opzioni, con il sottostante che le va a difendere in maniera meccanica, che questa è la piattaforma che usiamo per mandare questi segnali. E lo facciamo da 9 anni, ormai questo qua è il risultato che abbiamo tracciato e prodotto con questo tipo di operazione. Questo è anche, lo ricordava forse Giuseppe la prima sera, e noi una cosa che abbiamo fatto ormai, che abbiamo iniziato a fare da un paio d'anni, è anche lavorare con degli istituzionali per gestire i fondi. Questa è una delle operatività che è stata scelta per utilizzarla per fare gestioni. Quindi è una delle cose, ripeto, che ci tengo a precisarvi un po' stasera. Cercate di mettere insieme, di affiancare delle operatività che abbiano questo tipo di legame. Questo è un altro esempio ancora di dove poter cercare questo legame. Penso che sia un portafoglio, questo stranoto a tutti, il portafoglio di Ray Dalio, l'All Season o l'All Weather di Ray Dalio. È un portafoglio da investitore dei più classici, prevede di andare a mettersi in pancia questo tipo di asset. Sono tipicamente ETF su azionario, su commodities, su obbligazionario, sul lungo, obbligazionario di medio e oro con queste percentuali. Come vedete, l'equity line risultante è molto più regolare rispetto all'equity line dell'S&P 500, che è quella tracciata invece in grigio su questo grafico. Ora, se andiamo a vedere in dettaglio come questi cinque asset si sono mossi storicamente, notiamo la stessa cosa che avete visto prima. Ora, se guardate la curva, quella violetta e quella blu, queste due qua, se guardate troverete su queste curve la stessa identica dinamica che vi ho fatto vedere prima sull'altra curva dell'operatività degli strangle con difesa meccanica. Vedete come quando una guadagna, l'altra tende invece a perdere, e viceversa, quando l'altra perde, l'altra guadagna. Questo, il fatto stesso di guadagnare entrambe, quindi di arrivare alla fine del periodo che entrambe stanno guadagnando, fa sì che unendole insieme comunque guadagnerò la somma dei guadagni rispettivi delle due, ma lo farò con una regolarità tremendamente più alta rispetto a quella delle singole curve, proprio per questa relazione che le lega. Gli altri tre asset del portafoglio di Dalio hanno in realtà un peso abbastanza marginale, quindi spesso si parla di portafoglio risparmi, in realtà andrebbe un po' così ridimensionata questa affermazione, in quanto qui una gran risparmi non c'è, ma magari queste sono cose che potremmo approfondire in altri contesti. Qui mi interessava farvi vedere un altro esempio che magari conoscete un pochino meglio, in cui si vede proprio il legame, la relazione che io voglio cercare ogni volta che affianco delle strategie, che me ne metto in portafoglio. Quando riesco a trovare roba del genere, bastano davvero poche strategie in portafoglio, anche solo una decina, per avere un risultato che è davvero molto regolare. Se anche voi ve ne mettete in portafoglio 100 di strategie, ma non trovate relazioni come queste, e sono 100 strategie che vanno tutte male nello stesso momento e tutte bene nello stesso momento, ecco, purtroppo a livello di portafoglio non troverete questa gran regolarità. Questa è la prima, insomma, lezione, una delle più importanti che penso di aver imparato in questi anni. Questo è per darvi un po' l'idea di tutte le operatività che sto affiancando io nella mia operatività. Io, ma in realtà stiamo lavorando in più persone, ormai è diventata un'attività imprenditoriale la nostra quando facciamo trading, insomma siamo più persone che lavoriamo. Queste qua sono un po' tutte le operatività che seguo, c'è il Forex, ma ci sono anche altri mercati con altre logiche, ci sono le opzioni, ci sono le commodities, anche con dei CFD, quindi anche con dei prodotti, insomma, che trovate disponibili qua con TQuinn. Magari Giuseppe più tardi possiamo dare anche un'occhiata dove si trovano prodotti diversi direttamente sul sito in piattaforma rispetto al Forex. So che avete un'offerta anche di indici e di materie prima, magari possiamo darci un'occhiata dopo. E vi dicevo, queste qua sono un po', è uno schema un po' che riassume un po' tutte le cose che faccio, e l'idea è proprio quella che vi ho fatto vedere prima, cioè di affiancare oggetti, ma in realtà sono strategie, sono operatività, per cercare di arrivare a quel risultato di regolarità che avete visto prima, ok? Ora, chiarito un po' questa fase, dobbiamo iniziare a capire quale potrebbe essere il metodo, i protocolli da seguire per poter decidere che qualcosa deve entrare nel mio portafoglio. Siamo partiti nelle serate precedenti a sviluppare, a creare strategie cercando qualche edge. Adesso dobbiamo fare un po' le pulci agli edge che abbiamo trovato. Quindi dobbiamo un attimino andare
a diventare un po' delle carogne e andare a capire se possiamo individuare qualche fragilità per scartare quella strategia. Guardate che questo lavoro, purtroppo, è un lavoro simile a quello che ha inventato la lampadina. Spesso vi trovate durante la giornata a scartare tanta roba e a trovare tante maniere per non costruire dei trading system. Anche cose che hanno funzionato bene in passato, quando le stressate un po', vi accorgete che sono piuttosto fragili. Ecco, in quei casi si mettono in panchina, non si attaccano e si lasciano lì e non faranno parte del vostro portafoglio, purtroppo. Ma magari è richiesto, magari per arrivare lì è stato richiesto qualche settimana di lavoro. Quindi capite che è un mestiere che non è semplice, comunque richiede di accettare a un certo punto l'idea di dover scartare quello su cui avete lavorato. Ma questo è indispensabile per evitare di perderci dei soldi agganciando qualcosa che presenta delle fragilità, ok? Purtroppo vi dicevo che non è sufficiente codificare e testare una propria idea. Magari avete trovato qualche equity line che in passato sale con una bella decisione, purtroppo però questo taro dovreste sempre averlo in testa. Se questo fosse un passo positivo, e se fosse qualcosa che ha modellato benissimo il passato, che ha funzionato bene in passato, ma che ha poche chance di continuare a funzionare in futuro, c'è un modo per scoprirlo, c'è un modo per stressare quel trading system, per stressare quell'expert advisor e capire se è fragile e se è meglio che non inizi a seguirlo, perché potrei rischiare di trovarmi a perdere soldi. Questo è esattamente quello che andiamo a vedere adesso un po'. Queste qua sono quattro fasi che dovreste tenere in considerazione, sono quelle che di solito spieghiamo nei nostri corsi, su cui battiamo parecchio. La prima è la codifica e il backtest, è un po' il lavoro che abbiamo fatto nelle serate precedenti, dove abbiamo cercato qualche idea, qualcosa che funzionasse sui mercati per testarla e codificarla. Questa è la cosa su cui voglio invece soffermarmi un pochino più stasera, ed è la validazione. Sono quelle tecniche che servono per stressare la nostra strategia e capire se posso farci affidamento. Qui ho scritto una domanda che è: posso fidarmi, posso fare affidamento su questa strategia? Poi dovremo chiaramente pensare a tutto quello che è la parte del money management, quindi a fare scelte corrette di money management, di position sizing, ma anche delle scelte corrette di controllo del rischio, perché fra poco vedremo che non basta lo stop loss per controllare il rischio, serve fare qualcosa di più rispetto a mettere lo stop loss, ok? E infine dovremo ragionare in termini di portafoglio. In realtà questa sera vedete che abbiamo già iniziato a buttare di qualche ragionamento proprio che dovrebbe essere la base della costruzione di un portafoglio, quindi la base della scelta delle strategie da mettersi in portafoglio. Questo è l'ultimo punto di quello che è il metodo che solitamente impieghiamo noi nel nostro lavoro quotidiano. Se vi ricordate, nelle scorse serate vi ho fatto vedere questa strategia su sterlina contro dollaro, faceva riferimento ad un bias di fine mese e prevedeva di andare long nelle ultime giornate del mese, poi short nelle prime 10 giornate del mese. Se vi ricordate, questa strategia vi ho anche detto che era stata sviluppata in questo periodo qua, dal 2014 al 2020, e poi era stata validato quel risultato negli anni precedenti. Bene, questo tipo di validazione, ovvero questo tipo di controllo che io faccio, separando i dati che ho a disposizione in un set di dati che uso per sviluppare la strategia, e in un altro set di dati che uso invece per capire se quella strategia continua a fare dei trade simili a quelli che ha fatto nel set di dati di sviluppo. Bene, questo periodo che io uso per sviluppare la mia strategia si chiamano dati in sample, e questo periodo invece di dati su cui vado a vedere come la strategia ha performato si chiamano dati out of sample. È così importante separare i dati e non usarli tutti per fare sviluppo, perché questa porzione out of sample mi può dare delle indicazioni molto importanti su come quella strategia si sta comportando su dei dati che non ha mai visto, perché quelli che ha visto, gli unici, sono questi qua. Questi invece sono dati su cui non ha mai girato, su cui non ha mai effettuato delle scelte di usare un parametro piuttosto che un altro. Sono dati nuovi per la strategia. Ora, se performa bene, se continua a performare bene anche su dei dati nuovi, beh, quello è un ottimo segnale. Qui vedete, è per questo che poi ve l'ho presentata nelle serate precedenti, vedete come, proseguendo l'analisi qua all'indietro, comunque il tipo di risultato che produce non è molto difforme rispetto a quello che invece ha prodotto nella fase di sviluppo di questa strategia. Quindi, di nuovo, questa scelta che ho fatto io di lavorare sui dati più recenti e poi fare questa analisi, questo test, questa validazione sui dati più vecchi è una scelta, è la seconda che trovate qua,
Un'altra potrebbe essere quella invece di fare sviluppo sui dati più vecchi e poi di fare invece qualche test successivo, fare un po' di lavoro di validazione sui dati più recenti. Questa invece che trovate qua sotto è quella che ho scelto io per la sterlina, lavorando sui dati più recenti per fare sviluppo e poi andando a fare questa analisi sui dati un po' più vecchi per validare la mia strategia. È una tecnica possibile, un'altra potrebbe essere questa, di andare a frazionare lungo lo storico dei dati che ho a disposizione, alternare periodi in sample a periodi out of sample e lavorare quindi con una forchetta tipo questa. Sono tante maniere diverse per farlo, ma è fondamentale che lo facciate. E la ragione per cui è fondamentale che lo facciate, purtroppo, è che le equity line in sample salgono sempre. Perché salgono sempre? Perché le equity line dei backtest sono sempre belle? Ma perché vi siete accaniti voi finché non siete arrivati a sceglierne una che saliva. Chi è così pazzo da scegliere un trading system che in passato ha perso soldi e agganciare questo di qui in avanti? Nessuno sarebbe così scemo. Tutti si accaniscono per cercare, cambiando il parametro, andando ad aggiungere un filtro, un altro filtro, finché non trovano l'equity line che è perfettamente dritta. Bene, quell'equity line lì è stata ottenuta su una porzione di dati che si chiama in sample, perché lì vi siete accaniti finché l'equity line non saliva dritta come un fuso. Purtroppo quello che può accadere su dei dati autosample è un po' differente, perché quell'equity line potrebbe continuare a salire con lo stesso tipo di energia, potrebbe lateralizzare, oppure potrebbe anche scendere. Ecco, questa è la cruda realtà. Tutte le volte che voi vi basate le vostre scelte di attaccare o no qualcosa, la basate solamente su quella porzione in sample, sui dati su cui avete sviluppato la strategia, state ingannando voi stessi, vi state prendendo in giro da soli. Dovreste avere un periodo su cui quella strategia continua a girare, a funzionare, che non sia una porzione di dati su cui l'avete sviluppata. Dovete prendere un po' contatto con la realtà e capire cosa succede nella realtà. È un po' quello che viene anche chiamato survivorship bias, che per spiegarvelo un po', vi faccio un esempio un po' che era capitato durante la Seconda Guerra Mondiale. E i meccanici, quelli che lavoravano negli hangar, quando arrivavano gli aerei dopo aver bombardato la Germania e atterravano nel sud dell'Inghilterra, bene, questi aerei quando atterravano erano conciati così, questi puntini rossi erano le parti dell'aereo crivellate da colpi della contraerea nemica. Ora, questi meccanici, quando atterravano questi aerei, la prima cosa che facevano era andare a rinforzare le parti in cui erano stati bucherellati con questi puntini rossi. Ma era un errore questo. Era un errore che derivava dal fatto che questi meccanici non stavano considerando ciò che non era visibile, cioè tutti gli aerei che erano caduti prima di tornare negli aeroporti nel sud dell'Inghilterra. Ora, loro stavano accanendosi, cercando di rinforzare parti che non erano così indispensabili per quell'aereo, perché se quell'aereo è riuscito a tornare, vuol dire che è riuscito a volare anche con quelle parti crivellate di colpi. Ciò che avrebbero dovuto rinforzare erano le parti invece che non erano state colpite. Probabilmente se avessero analizzato le carcasse degli aerei colpite, avrebbero trovato invece che quegli aerei erano caduti perché magari avevano colpito i motori o la parte di dietro della coda dell'aereo. Quindi capite, spesso sui mercati noi siamo tentati di guardare solo ciò che ha funzionato in passato e poniamo poca attenzione a ciò che non ha mai funzionato. Questo è un errore, ecco perché considerare invece una porzione autosample ci porta ad avere un pochino più di controllo su quello che accade realmente nella realtà, cioè di prendere un po' le misure su ciò che continua a funzionare, ma trovarsi davanti anche alla situazione che c'è qualcosa che ha smesso di funzionare, quindi prendere già le misure su questo tipo di situazione, un po' come avrebbero dovuto fare i meccanici quando tornavano a sistemare un po' questi aerei. Vi faccio vedere un esempio, così tocchiamo con mano questa situazione. Vi piace questa equity line? Questa è una equity line fatta di un centinaio di strategie dentro a un portafoglio. Io ve lo chiedo, quanti di voi la seguirebbero? Facciamo l'esercizio di prima, però penso che sia una domanda un po' scontata. Penso che chiunque vorrebbe seguire un equity così. Questa è un equity reale, secondo voi? Vi rispondo già io. È un equity reale nel senso che sono strategie vere, ma sapete come l'ho ottenuta? Ho aggregato curve in sample, quindi ho semplicemente aggregato degli equity line di strategie prodotte fin dall'inizio, fin da quando le ho sviluppate, che è un po' il lavoro che fanno il 90% dei trader sistematici di fuori quando fanno dei webinar. Aggregano equity create su delle porzioni di dati in sample, che sono quelle che hanno creato in fase di sviluppo. Volete vedere la stessa equity come sarebbe stata considerando solamente le porzioni autosample? Eccola qua. Sono sempre le 100 strategie di prima, ma andando a prendere solamente quelle porzioni di equity line successive al momento in cui la strategia è andata a mercato. Questa è la realtà. Questo è quello che è successo, che è un po' diverso rispetto a questo.
Ecco perché vi dico che è così importante separare i dati da in-sample, out-of-sample. Su una parte dei dati si fa sviluppo, su una parte dei dati si va a validare quella strategia, si va a capire se continua a funzionare e si prendono le misure su quello che è veramente il mondo reale. Il mondo reale è fatto di strategie che smettono di andare. E quello che è il tuo mestiere è creare intorno a te un ecosistema tale per cui tu possa sopravvivere anche se qualcuna di queste strategie smette di funzionare. Okay. Questo è un altro esempio di validazione, si chiama multimarket, l'abbiamo vista di nuovo sempre nei webinar precedenti, nella strategia sulla sterlina abbiamo passato in rassegna diversi sottostanti su cui applicare quella strategia, quell'identica strategia legata al fine mese della sterlina, l'abbiamo applicata su sterlina contro australiano, sterlina contro canadese, sterlina yen, sterlina franco, sterlina New Zealand e poi girandola anche su euro sterlina. Ora era la stessa strategia. Perché l'abbiamo fatto, questa viene chiamata validazione multimercato. È un po' come, se ci pensate, andare a cambiare la serie storica che c'è lì dietro. Non ho preso la serie storica del cacao piuttosto che dello zucchero, ho preso la serie storica di un altro cross che avesse a numeratore la sterlina. Quindi è qualcosa, probabilmente, a livello proprio di grafico dei prezzi, simile a sterlina contro dollaro, prende uno sterlina contro canadese o sterlina contro australiano, sì, non sarà la stessa cosa, però qualche cosa avrà in comune. Ecco che allora voglio andare a vedere se quell'idea, quella strategia riesce comunque a produrre dei risultati coerenti, interessanti anche su questo tipo di varianti del mercato originario. Questa è una delle cose che a mio avviso rende interessante lavorare sul Forex. C'è tanta gente che il Forex lo schifa, tanti trader sistematici che dicono no, il Forex va da retro. In realtà è un modo di ragionare un po' col paraocchi. Il Forex è un mercato interessante tanto quanto gli altri se si sfruttano le specificità di questo mercato. Per me la presenza di cross valutari, la possibilità di incrociare numeratori e denominatori in questo modo è veramente un'opportunità che non troverò mai su un future o su un azionario o su altri mercati, quindi vale la pena secondo me lavorarlo proprio per questo tipo di peculiarità qua. Questo è un po' un riassunto dei test tradizionali, li chiamo io, di indicazioni che vi ho dato, quindi cercate di creare strategie semplici, cercate di separare i dati in sample, out of sample, fate questo tipo di validazione multimercato, poi ci possono essere anche dei test ancora più sofisticati che possiamo applicarvi sopra. Questa è una batteria di test che abbiamo in parte codificato noi e che abbiamo poi riversato dentro una piattaforma che abbiamo creato qualche anno fa che si chiama Strategy Lab. Se vi va di approfondirli, non c'è tempo stasera di approfondirli, ma se volete approfondirli ci sono anche dei video che trovate sul mio sito per cercare di capire un po' meglio di cosa stiamo parlando. Qualcuno di voi so che usa delle piattaforme per poter stressare un po' i propri expert advisor creati con la MetaTrader. È probabile che qualcuno di quei test si avvicini un po' a questi, abbia qualcosa in comune, quindi approfonditeli, può darvi magari qualche indicazione in più anche per usare queste piattaforme. Se lasciamo un po' quello che è il mondo della validazione, andiamo a dare un'occhiata un po' al mondo dell'automazione, ok? Quindi automazione intesa non solo come automazione di strategie, ma intesa in maniera più generale come automazione di processi. Ci sono tanti ambiti in cui posso ricercare una certa automazione. Potrei cercare automazione nella costruzione di una strategia. Si parla spesso di programmazione genetica, di machine learning, di usare delle tecniche per costruire una strategia, quindi per isolare ad esempio delle condizioni sul grafico dei prezzi che sarebbero difficilmente individuabili da un occhio umano e andando su quelle poi a costruire delle strategie. Qui vi raccomando un'attenzione pazzesca perché il più delle volte quelle strategie che creerà la macchina al posto vostro dovranno essere validate con una cura e un'attenzione pazzesca, quindi con delle tecniche ben più sofisticate di quelle che vi ho fatto vedere. Perché? Perché l'abbiamo toccato con mano, perché per un po' di anni ho lavorato su queste cose, vi posso garantire che validare quegli oggetti è dannatamente più complicato che validare strategie più tradizionali, più semplici come quelle che vi ho spiegato. Un altro modo che abbiamo di poter automatizzare qualche fase, qualche processo è la fase di validazione. Potrei, anziché inventarmi un test nuovo per stressare la strategia ogni volta, potrei usare una batteria, un protocollo di lavoro per poter, una batteria di test, un protocollo di lavoro per poter stressare quell'idea e capire se è valido o se non è valida. Si parla di automazione, chiaramente per andare a mercato con la strategia potrei andare a sfruttare alcune logiche di automazione anche per andare a inserire degli ordini in piattaforma, quindi delle maschere che mi aiutino a inserire degli ordini evitando magari di fare casino o di commettere errori proprio quando vado a digitare certe cifre, insomma.
Ultima area che andiamo a sviluppare è quella del controllo. Questa immagine che penso che vi si ripresenterà davanti per le prossime serate, suscitando un po' qualcosa insomma che non è piacevole. Questo per chi di voi ha qualche anno, come ho sottoscritto, è Carl Lewis in una pubblicità della Pirelli. Il claim di questa pubblicità, cioè la potenza è nulla senza controllo, si adatta molto bene a quello che è l'ambiente in cui lavoro io, che è quello del trading sistematico. L'idea di avere dei trading system che funzionano bene, averne tanti, purtroppo non vi garantisce che guadagnerete soldi se non riuscite a scaricare a terra tutta quella potenza. Un po' come il povero Carl Lewis difficilmente riuscirebbe a fare una buona partenza con i tacchi a spillo. Quindi la metafora è molto molto simile. Quando si parla di controllo, in realtà bisognerebbe ampliare un po' questa idea che c'è dietro al controllo su tanti ambiti diversi. Si parla di controllo quando si parla di controllo dei risultati, quindi il primo consiglio che posso darvi è tenete una buona contabilità delle cose che fate quando lavorate in maniera sistematica. Il secondo tipo di ambito di controllo è quello legato all'infrastruttura. Penso che qualcuno di voi usi una VPS, sicuramente avrete degli script per poter creare degli alert, per monitorare queste posizioni, quindi vi sarete dotati un po' di un'infrastruttura per il monitoraggio, il controllo di quello che è l'automazione di quella strategia. Il tipo di controllo invece su cui voglio soffermarmi è questa sera, cioè il controllo del rischio, il controllo di queste strategie, quindi quando trovare un criterio che mi porti a inibire e a poi a riattivare in maniera meccanica quella strategia e poi il controllo inteso anche a livello di portafoglio. Tanto per approfondire un pochino meglio, se vi chiedessi come fate a controllare il rischio, qual è la prima risposta che vi viene in mente? Come lo controllate il rischio di una strategia? Qual è la prima cosa che vi hanno insegnato quando avete iniziato a fare trading? Che dovete mettere lo... Beh, non lo mettete? Siete matti? No, dai, dovete mettere lo stop loss, ok? Lo stop loss è quello che dovrebbe salvarvi la vita. Sicuramente se non lo mettete sono problemi, ma in realtà non basta lo stop loss da solo. Se avete un expert advisor che per qualche motivo inizia ad andare un po' in avaria, quindi inizia a non trovare più quella sincronia che aveva trovato nel passato e inizia a farvi prendere una striscia di stop, sì, lo stop l'avete messo, però quando ne prendi 25 nei denti non è che hai controllato bene il rischio, secondo me. È probabile che quello stop preso 25 volte non abbia creato una condizione sul tuo conto così sostenibile. Ecco che allora devi controllare il rischio spostandoti su un altro livello. Questo livello è quello del controllo sull'equity line, ovvero devi trovare un criterio che ti porti a sganciare quell'expert advisor e poi soprattutto anche a riagganciarlo quando quell'expert torna a trovare una certa sincronia col mercato. Ora, a questo punto vorrà dire che dopo 7-8 stop, se l'equity line prodotta da quell'expert advisor degrada, ecco che avrò un criterio che me lo fa mettere in panchina. E avrò sempre un qualche tipo di criterio che deciderà quando è il caso di riprendere a seguirlo, perché un errore che si fa di solito è quando un sistema, una strategia ti ha fatto male, sganciarla, puoi metterla in un cassetto e non guardarla più. È un errore perché nel momento stesso che tu la sganci, puoi stare sicuro che di lì a breve ripartirà a funzionare e tu non eri lì quando questa ha ripreso a guadagnare soldi, ma ti sei preso solamente la fase di discesa in cui l'hai staccata. Quindi controllo sull'equity line inteso nelle due direzioni. Quando sganciare qualcosa e quando riagganciarlo. Per me tutto questo è fatto in maniera meccanica, sistematica. Un trader magari che è un pochino meno evoluto potrebbe farlo sulla base della pancia, dell'istinto, di quello che vede in passato. È comunque una forma di controllo ulteriore rispetto a mettere semplicemente lo stop loss e a pretendere che quella strategia prima o poi ritorni a fare nuovo massimo sul conto. Non sarà così, più delle volte se quella strategia si rompe farà solo dei grandi danni. Terza forma di controllo è quella legata al portafoglio. Io potrei decidere, individuare un criterio per ruotare le strategie in portafoglio. Quindi ho una batteria di expert advisor, non è detto che debba attaccarli tutti, potrei lasciare attaccati solamente quelli che nell'ultimo trimestre hanno performato meglio. Ogni mese rivedo questa mia decisione, faccio la mia statistica, la mia graduatoria e dico ok, quali sono i 5 migliori nell'ultimo trimestre? Questi? Bene, per il prossimo mese seguo i migliori 5. Poi rifaccio la mia graduatoria fra un mese e seguo i 5 migliori. Questi qua sono, questo è l'esempio forse dei più banali di rotazione delle strategie in portafoglio, però vi garantisco che se riuscite a testare queste logiche
diventa molto interessante poi trovare un criterio del genere per seguire queste batterie di expert advisor. Questo è un esempio, la piattaforma che abbiamo creato noi, quella Strategy Lab, questo è un esempio di controllo sull'equity line, la curva controllata è quella blu, la curva originaria è quella nera. Qui si vede piuttosto bene che cosa fa un sistema di controllo sull'equity, ovvero fa guadagnare meno, perché mettetelo in conto che usando un sistema di controllo sull'equity line guadagnerete meno, però vedete qua sotto come cambia il drawdown. Il drawdown di quella blu è decisamente inferiore rispetto al drawdown di quella nera. Quello che noi chiediamo a un sistema di controllo sull'equity line è a un certo punto di fermare la strategia prima che prenda una striscia di stop che vada a creare poi dei danni, a creare un drawdown troppo profondo poi da poter essere recuperato. Questo è un esempio invece di graduatoria che facciamo sui nostri portafogli con la stessa piattaforma che vi dicevo prima. Qui trovate una graduatoria dove abbiamo scelto, tenuto le strategie di colore verde che avevano la metrica più alta su cui abbiamo ordinato, e poi questo invece è il pannello su cui andiamo a seguirle con quelle attive e quelle disattive, la composizione un po' del portafoglio. Questo è un esempio di come usare il portafoglio, delle scelte di rotazione, delle strategie in portafoglio per poter controllare un pochino meglio il rischio. Manca poco, resistete ancora, mancano le ultime considerazioni, però questa è, credo, una metafora che racconta abbastanza bene il mestiere che faccio. Spesso è la metafora che uso quando devo spiegare a qualcuno che mestiere fa un trader sistematico. Un trader sistematico non scende in campo a giocare la partita, a tirare dei calci al pallone. Un trader sistematico è l'allenatore che sta in panchina e che deve decidere chi deve scendere in campo a giocare la partita. Ora, purtroppo non posso far giocare 30 giocatori, posso farne giocare 11, quindi devo fare delle scelte su quali strategie, quali expert advisor agganciare, e anche quando tirare giù un expert advisor perché sta giocando male, c'è qualcun altro che penso che possa giocare meglio. È un diverso tipo di tensione quella che vive l'allenatore sulla panchina, deve fare scelte diverse rispetto al giocatore che invece è concentrato a fare dei buoni passaggi, dei buoni tiri, e quell'allenatore deve cercare di mettere in campo esattamente quegli 11 che sono quelli che giocano meglio insieme. Quindi un altro errore che si fa spesso è prendere i migliori expert advisor, quelli che hanno guadagnato di più, e non fare quei ragionamenti che vi ho fatto vedere all'inizio su come si incastrano bene insieme. Io non posso mettere in campo gli 11 giocatori che pago di più, che sono tutti attaccanti probabilmente, pretendere poi di vincere le partite. Posso mettere in campo una squadra che sia equilibrata, bilanciata. Ecco che allora mi servono strategie che appartengono a diverse categorie, a diverse classi, su diversi strumenti, e che abbiano quel legame che vi ho fatto vedere prima. Ecco questo in sintesi, se volete, un po' quello che vi viene richiesto a livello proprio di approccio, di forma mentis, se volete approcciare il trading in maniera sistematica. Altrimenti davvero il rischio è che lo facciate in maniera un po' improvvisata e che agganciando un po' come viene un po' di expert advisor poi a un certo punto perdiate il controllo e vi ritroviate col conto che inizia a farvi un po' soffrire. Purtroppo quello che è mancato è tutto questo lavoro che ho cercato un po' di sintetizzarvi in questa serata. C'è un'ultima area che non abbiamo coperto ma copriamo molto velocemente, che è quella delle risorse e dei costi necessari per dotarvi di queste risorse. Queste sono un po' di idee di cose che servono per fare trading. Il capitale chiaramente vi serve, altrimenti non potete fare trading con i soldi di Giuseppe. Vi servono degli strumenti che sono hardware, software, quindi piattaforme per fare analisi, hardware per poter andare a mercati in maniera efficiente, servizi, ad esempio una VPS. Avrete dei costi che sosterrete, costi variabili che possono essere commissioni, slippage, le tasse. Dovrete investire in conoscenza, dovrete avere del tempo per poter fare tutto il lavoro che ho provato a raccontarvi questa sera. Se deciderete di farlo come me in maniera un pochino più imprenditoriale, vi servirà anche appoggiarvi a delle persone con cui andare a parzializzare il tuo lavoro. Ci sono tante cose su cui dover sbattere un po' il naso e su cui mettere un po' in conto di dovervi attrezzare. Ora, l'ultima domanda che vi faccio stasera. Mi battezzate quella che secondo voi è la risorsa più importante qua dentro? Quale di queste che vi ho elencato qua è la risorsa più importante? Giuseppe, tu quale dici che è? Vediamo se... Ce ne sono diverse, sicuramente. Una sola. Secondo me bisogna essere abbastanza capitalizzati per sopportare una diversificazione del genere. Ok, allora vedo capitale, conoscenza, tempo, capitale, controllo, capitale, poi conoscenza. Questo ha fatto la graduatoria, mi ha fatto capitale, conoscenza. Ok, allora, se dovessi rispondere io oggi, vi darei una risposta che è diversa da quella che magari avrei dato 20 anni fa, quando ho cominciato a fare trading.
Forse 20 anni fa avrei risposto, come vedo tanti che stanno rispondendo, la conoscenza. Forse era la cosa che magari mi mancava di più, quella che avevo capito che era necessario avere per poter fare bene questo lavoro. Giuseppe, che probabilmente ha visto tanti conti saltare, mi ha risposto subito capitale, probabilmente perché uno dei problemi che lui vede è che tanta gente inizia a fare trading sottocapitalizzata. Dovessi rispondervi oggi, la mia risposta sarebbe il tempo. Per me il tempo oggi è la risorsa più importante. Per poter fare tutto quello che vi ho detto serve tempo. Non è assolutamente qualcosa che si possa improvvisare, che si possa magari delegare a qualche junior. Molte di queste cose devi farle tu, non puoi delegarle. Il tempo è la risorsa più scarsa che c'è. Come si fa a guadagnare tempo? Beh, io sono riuscito a guadagnare un po' di tempo attraverso la delega, quindi delegando alla macchina il fatto di fare lei delle cose al posto mio. Ad esempio l'automazione di strategie è un modo per evitare di mettere tu ordini, di dover seguire posizioni e dover fissare un grafico tutto il giorno ad aspettare che si incrocino due linee. In questo caso, facendo automazione, ci pensa la macchina a monitorare tutto questo al posto tuo. Si guadagna tempo sapendo esattamente cosa fare, quindi non improvvisando, ma avendo già un piano preciso al millimetro su cosa devi fare, poi sapere anche come farlo, come mettere in pratica quel piano, come veramente concretizzarlo, realizzarlo, ok? Qui c'è un esempio che volevo farvi, che spesso com'è, quando è che si perde tempo? Si perde tempo quando non sai bene come da A devi arrivare a B. Quindi quando tu hai un obiettivo, quando hai qualcosa che devi fare, più delle volte partendo da A non si arriva a B nella maniera più efficiente possibile, ma si fanno dei giri un po' tortuosi, un po' strani. Questo qua sarebbe la maniera più semplice, più efficiente da A per arrivare a B. Ora, io una cosa che ho capito negli anni è che una maniera che ho trovato per recuperare tempo, per guadagnare tempo, è andare a bottega, si dice a volte, ma andare comunque a chiedere a chi già fa queste cose, come ha fatto a farle. Io spesso leggo in gruppi, sui social, gente che spara zero contro le persone che fanno formazione. Ragazzi, la formazione è una delle cose più importanti per farvi guadagnare tempo. Chi scrive sui social o il classico leone da tastiera, quello pseudonimo finto che vi dicono che i formatori, tutta gentaglia. Ragazzi, questa gente qua invece sono le persone che vi mettono in condizione di poter guadagnare un sacco di tempo e di poter capire cosa c'è da fare. Chiaramente deve essere formazione fatta bene, formazione efficace. Quella che stiamo cercando di fare con Giuseppe, che abbiamo fatto in queste 4 serate, io spero sia stata formazione che vi ha dato delle buone indicazioni, dei buoni input, ma soprattutto che vi ha fatto risparmiare parecchio tempo. Io la cosa che cerco di fare ogni anno è mettere a budget, fra i vari risorse, costi che avete visto prima, mettere a budget un po' di soldini per andare a fare formazione con qualcuno più bravo di me. Più delle volte mi trovo a prendere qualche aereo, andare un po' in giro per il mondo, anche magari a mettermi in condizioni, in situazioni difficili, perché magari vado a seguire un bootcamp di quantitativi puri, che quando io non sono un vero quantitativo puro, quindi mi trovo davvero a fare fatica a stargli dietro. Però da lì colgo qualche idea, porto a casa qualche idea che poi vado a sviluppare, e da lì magari riesco a tirarci fuori un'operatività che magari per diversi anni mi accompagna, su cui ci faccio dei soldi. Quindi è così che funziona il mondo si regge sulla formazione, sull'insegnamento. Non diventate medici leggendo i libri o osservando un paziente con un bisturi quando l'avete aperto in due, diventate medici perché avete studiato 10 anni e c'è qualcuno che vi ha insegnato a fare i medici, e allora quando aprite il paziente lo curate e non lo fate morire. Cominciate a rivalutare un po', a riposizionare quest'idea dell'importanza che può avere la formazione. La formazione è in assoluto ciò che può farvi guadagnare e risparmiare tanto tempo. Giuseppe, io su questa slide, su quest'ultima considerazione, chiuderei qui. Io la cosa che non ho fatto, magari lo faccio stasera, era di lasciarvi questo sito. Questo è il sito nuovo che abbiamo creato e siamo andati online qua a inizio del mese di settembre, equitylab.it invece che .ch. Dateci un'occhiata, perché abbiamo cercato un po' di rimettere lì un po' dei contenuti del vecchio sito, di riformularli un pochino meglio, di renderlo un pochino più fruibile e accessibile. Quindi posso solo che invitarvi a dare un'occhiata al sito nuovo. E questi, fra l'altro, siamo noi. Questo sono io 12 kg fa, quando ero un pochino più cicciottello. Questo è Flavio, con cui magari qualcuno di voi ha già parlato al telefono, parlerà. In realtà è la persona che tende comunque a fare più coaching nel gruppo, quindi a supportare un po' di più le persone. In realtà è il nostro esecutore, quindi è la persona che viene delegata tutta quanta l'operatività. Quindi Flavio è un personaggio circondato da monitor, con tutte le strategie collegate, che deve monitorare tutto quello che succede
e deve rapidamente intervenire se c'è qualche problema. Questo qua invece è Manuel, la persona che si occupa di sviluppare e di creare tutta la parte software, le piattaforme che vi ho accennato prima, ok? E l'altro, ripeto, sono io, che sono un po' lo strategist del gruppo. Giuseppe, a te la palla, se hai qualche domanda che hai visto interessante, giramela così vediamo. Ce ne sono, ce ne sono diverse, mi trovi poi assolutamente, assolutamente concorde con il discorso sulla formazione. Aspetta che avevo una domanda che me la sono persa, perché sono arrivate diverse. Allora, AM, non so il nome, vabbè sarà un... Sì, chiedeva, buonasera Luca, ritieni sia adatto avere come hard stop loss di portafoglio il drawdown da Monte Carlo al 95% di confidenza? La migliore risposta che posso darti è testalo. Io l'ho testato, c'è un corso che noi facciamo che si chiama Equity Control e rotazione delle strategie in portafoglio, quindi vedi un nome molto fruibile per un corso. In realtà lì abbiamo fatto proprio questo, cioè cercare di raccontarvi le tecniche che usiamo noi per andare ad esempio a stoppare l'operatività di alcune strategie in portafoglio, dell'intero portafoglio, a verificarsi di certe condizioni. Per i portafogli che abbiamo testato noi, sono diversi portafogli per un totale di circa 340-350 strategie che abbiamo utilizzato, tutte rigorosamente autosample. Non era quello il criterio migliore di andare a fermare tutto ad un drawdown pari a quello del 95%, del 95% della Monte Carlo. Non era la tecnica migliore, ce ne sono dei migliori per stopparlo e fermarlo in maniera un pochino più tempestiva. E magari riagganciarlo. Una cosa che ti imbecco come tipo di suggerimento potrebbe essere quello di dire: tieni diversi portafogli in competizione e vai a posizionarti magari sul portafoglio che funziona meglio. Questo ti porta magari a riuscire a inibire un portafoglio in maniera più tempestiva, senza aspettare che vada in drawdown, con delle perdite del genere, ma di spostarti già su un portafoglio che invece è un pochino più in sintonia col mercato. Si chiamano tecniche di portfolio switching, è interessante, sono cose che funzionano un po' meglio rispetto alla classica cosa che trovate nei libri, insomma, che è questa qua di dire fermo tutto quando sono al 95% della Monte Carlo. Sono cose abbastanza scolastiche che trovate nei libri, quando poi le vai a testare bene ti rendi conto che c'è qualcosa di meglio che puoi fare. Ok, poi la domanda continuava, lui, vabbè, ma credo che sia la risposta comunque anche per Spero di aver curiosità, o risposto. ritieni migliore il 50% della somma dei massimi drawdown storici di tutti i sistemi in portafoglio? Ovviamente No, parlo di un questo ti porterebbe a portafoglio. estinguerti, non fare una roba del genere. Se vai a sommare il 50% dei drawdown di tutti i sistemi che hai, è probabile che ti ritrova davvero con un conto massacrato nel momento che andrai a staccare tutto. No, quella proprio è una cosa che non va fatta. Ok, lui si riferiva a un portafoglio di una ventina di strategie validate con correlazione massima pari a 0,3. Lo so, ma quando vai a sommare Andrea, metà dei drawdown di tutte, viene fuori un buco che è buio. ok, e poi sul discorso del tempo, Sergio, forse anche in maniera un po' provocatoria, chiede: ma non converrebbe comprare una porzione di tutto questo sistema? Luca ha fatto un discorso all'inizio di non comprare le black box. Ovviamente adesso qui stiamo facendo formazione di qualità, conosciamo tutti Luca, comprate i sistemi di Luca. No, io non ne vendo, quindi no, ma io c'è solamente una strategia che negli anni, nel 2016 l'ho pubblicata, che la vendo, si chiama Full Metal Jacket, su alcuni mercati. È l'unica che ho fatto un po', ho derogato un po' dalla mia regola che non voglio vendere trading system. Io la cosa che faccio è, lo trovate sul mio sito, è pianificare, organizzare dei corsi in cui devo spiegarvi delle cose. Poi per spiegarvele mi serve mettervi a disposizione dei trading system, che vi metto a disposizione a codice aperto, ve li guardate, ve li modificate, li fate vostri, però sono un effetto collaterale rispetto alle cose che devo spiegarvi in quei corsi. Se vi spiego la validazione, poi vi faccio vedere dei sistemi che ho validato con quelle tecniche. L'idea di vendervi dei sistemi sarebbe diseducativa, andrebbe un po' contro l'idea che ho io di formazione. Per me la formazione è mettermi in condizioni di fare le cose in autonomia. Per poterlo fare vi devo dare delle strategie da poter smontare, analizzare per diventare bravi voi a farle. Se vi do della roba che ho sviluppato io senza dirvi nulla, dicendovi attaccate questa, è probabile che per un po' andrà, quando cominceranno le cose un attimino a scricchiolare, o ci sono io che ci metto dei cerotti, o altrimenti voi fate dei casini. Quindi dovete imparare voi, non potete legarla ad altri. Se l'idea è non mi ci voglio neanche mettere, trovo un bravo gestore a cui affidare il tuo patrimonio e dimenticati del trading. Però, ecco, come dicevo prima,
non è consigliabile farlo a metà. O lo fai bene fino in fondo, oppure non lo fai proprio e delega a qualcuno di farlo al posto tuo. Ma deve essere qualcuno bravo. Purtroppo il mondo lì fuori, io sto cominciando a conoscere meglio un po' il mondo della gestione, mi viene la pelle d'oca, nel senso che... Lì anche è un bel mondo, eh? Cioè tra quelli che vendono, ti vendono l'expert miracoloso, poi tra gestioni con costi assurdi, è davvero difficile districarsi. Sì, il problema vero è quello dei costi, nel senso che vedo dei gestori che ho conosciuto, dei gestori che sono anche bravini, il problema è che al cliente non arriva quasi nulla. E non arriva quasi nulla, non parliamo del TER, non parliamo di costi quelli che si vedono, parliamo di costi che non si vedono, che sono quelli che vanno a drenare una performance anche buona per far arrivare al cliente il meno possibile. È un mondo davvero che... francamente trovo un po' fastidioso per certe dinamiche, ecco perché continuo a martellarvi nel imparate a fare le cose voi, diventate autonomi, però chiaramente se proprio uno non ha veramente un minuto al giorno per dedicarci, sì, allora tanto vale che trovi un bravo gestore che gli affidi a lui. Io faccio già una premessa, non posso accettare masse di nessuno, non faccio questo mestiere per altri, io lavoro con degli istituzionali su dei fondi chiusi, quindi non scrivetemi mail, non mandatemi messaggi, purtroppo non posso fare nulla se non insegnarvi voi a fare queste stesse cose, non posso fare io al posto vostro, così evitiamo già di mandare messaggi. Esatto. Mi raccomando, lasciate perdere tutte quelle mamme improvvisate, gli abusivi, perché non hanno licenza, infatti con TICMIR queste cose non le facciamo. Bene. Ed evitate, se proprio volete fare training, fatelo per conto vostro, ma se non avete tempo lasciate perdere il training, perché non ce lo ordina nessuno. Oppure okay, poi... Nel senso che anche un portafoglio da investitore è qualcosa che richiede veramente un'attenzione mensile. Penso che un portafoglio investing dei più classici, quello di Dalio che vi ho fatto vedere, magari un pochino più vitaminizzato, con qualche idea in più, può essere un portafoglio che chiunque può seguire. Esatto. Magari anche un ETF un po' più diversificato, lo si compra, si sta tranquilli. Cosa che faccio anch'io personalmente. Allora, poi ti chiedo il capitale minimo per poter approcciare a una gestione del genere? Beh, il bello del Forex è che tu puoi frazionare il contratto, quindi scegli tu il nozionale che vuoi realmente utilizzare, quindi il bello del Forex è questo, che con poco capitale, con anche poche decine di migliaia di dollari, puoi già avere dei portafogli fatti di diverse decine di trading system, di expert advisor che girano. Questo è uno dei vantaggi, cosa che non potresti fare con i future, in quanto per poter avere un portafoglio fatto di 30-40 strategie, beh, è difficile con i future riuscire a farlo con meno di un 60-70 mila euro di capitale, a volte qualcosina in più anche se usi strumenti un pochino più impegnativi. Con il Forex potresti farlo invece di avere un portafoglio di 30-40 expert anche con 7-8-10 mila dollari e riuscire comunque a gestirlo. Questo è il bello un po' del Forex. Non è il mercato, a mio avviso, più facile che esista. Per me il mercato dove è più facile riuscire a guadagnare, se superi un po' la difficoltà iniziale, è il mondo delle opzioni, è il mondo di cui io sono innamorato e non ve ne ho parlato molto in queste sere, ma è da dove sono partito io a fare trading, dove credo che sia un po' più facile guadagnare. Il Forex ha però questo di bello, ha una soglia, un'accessibilità che lo rende veramente qualcosa per tutti. Basta approcciarlo in maniera corretta e approcciarlo con questo tipo di idea di portafoglio e non puntando tutto sull'ultimo expert advisor che avete comprato, black box, in qualche sito americano perché avete visto un'equity line pazzesca. Quell'equity line probabilmente quando l'attaccherete vi racconteranno una cosa diversa. Esatto, e poi il Forex viene scelto da molti perché il bello è quello che appunto ha detto Luca, però di contro c'è che non essendoci barriere d'ingresso chiunque ci prova, ci sono molti principianti che poi restano scottati e danno magari colpa al broker di turno, che ovviamente ce ne sono molti che lavorano in maniera molto molto in maniera non corretta, però ci sono anche altri broker come TICMIL che offrono formazione di qualità. Una domanda interessante, non vedo però il nome dell'utente, funzionerebbe anche sullo stesso strumento alternando in maniera contemporanea strategie di trend following e mean reverting? Allora, lui mi chiede, sullo stesso strumento attaccheresti strategie che hanno un tipo di natura completamente diversa, quindi mirror vertical e trend following? La risposta è sì, probabilmente su trend frame diversi, quindi
Mini S&P 500, parliamo di indici americani, è un mercato che puoi lavorare min reverting su un orizzonte di qualche giorno in posizione, ma puoi lavorare invece breakout intraday in maniera un pochino più stretta. Anche sul Forex hai delle situazioni tipo queste, australiano contro neozelandese, puoi lavorarlo con logiche breakout su orizzonti di qualche giorno in posizione. Durante la giornata è uno strumento che si lavora molto bene min reverting, quindi di nuovo puoi sullo stesso strumento fare convivere diverse strategie. Si può fare e assolutamente sì, perché no? Chiaro che hai talmente tanti strumenti che non vedo perché andare per complicarsi troppo la vita, ma hai talmente tanta varietà di strumenti da poter utilizzare. Qua adesso ce ne fa vedere alcuni, Giuseppe, giusto? Sì, infatti ho preso io la condivisione dello schermo, adesso chiudiamo anche, se ho perso qualche domanda me ne scuso, poi magari potete inviarla via mail. C'era qualche domanda sui webinar precedenti, vi faccio vedere dove si trovano. Allora, sul canale, su YouTube c'è una playlist di Tikmill dedicata all'Italia, faccio un attimo il passaggio precedente. Vedete, si apre sul canale Tikmill playlist, ce ne sono diverse perché Tikmill opera a livello globale. Poi c'è la playlist dedicata a webinar italiani, aprendola partono tutti i Vedere. webinar che abbiamo fatto con Tikmill, gli ultimi con appunto Luca. L'ultimo è stato sul Forex e volatilità, ma ci sono anche gli altri due su i bias e sui cross, quindi qui trovate il tutto. E poi per gli strumenti, per poter diversificare un po' le strategie sui vari strumenti, c'è vista del mercato. Di solito quando scaricate la piattaforma compaiono soltanto i primi strumenti, quindi le major e magari qualche cross principale. Per selezionarli tutti, cliccando con il tasto destro, si apre una finestra con varie indicazioni, poi su mostra tutto. E vedete che ci sono tutti gli strumenti come metalli preziosi, quindi oro, l'argento, il petrolio, poi anche le obbligazioni e i vari indici, tra quelli più importanti anche secondari come magari quello italiano. Ok, questo è un po' il tutto e io vi ringrazio ovviamente per l'attenzione. Abbiamo sforato abbondantemente l'ora, ma credo che il livello qualitativo fosse necessario quindi andare oltre. Luca, che dire, io ti ringrazio per questi quattro webinar veramente fantastici. Abbiamo chiuso con il botto. Proprio. Sono davvero contento perché sono sicuro di aver offerto una qualità che su altri broker non si trova con Luca. Quindi spero di poter continuare poi la formazione magari con altri prodotti. Per adesso non mi anticipo nulla, ma rimanete connessi perché il 2021 sarà per Tikmill un anno con moltissime novità, quindi speriamo di poter offrire nuovamente questa formazione di qualità con Luca. Grazie Luca, davvero. Giuseppe, grazie a te invece per questi inviti, per questi quattro webinar. Io ringrazio tutti per la partecipazione, anche chi guarderà registrato questo video e vi rinnovo. Se avete qualche domanda, qualcosa da chiedere, trovate i miei riferimenti sul sito, contattateci, insomma, sui canali Facebook, pagine Facebook, siamo lì a vostra disposizione. Grazie a tutti, mi auguro una buona serata.